Bentornati ragazzi, questo è un nuovo video di Alias 0045 e dei giochi Difendi la Torre. Questo, chissà chi lo conosce, è Bloons Tower Defense 5. Il nome è un po' astruso, ma allora, Bloons Tower Defense significa Tower Defense, ok, penso sappiate tutti cosa vuol dire. Bloons sta per Balloons, che sono i palloncini, e appunto Tower Defense... dovreste più o meno sapere cosa significa. E 5 perché appunto ne hanno fatti altri 4. Oltre a questo, il primo non è che fosse il massimo, ma si capiva già che sarebbe diventato un grande gioco. Dunque, sono già partito un pochino, però ricominciamo. Allora, si possono piazzare le torri, esattamente. Si parte con round 1. Ci sono dei potenziamenti che si sbloccano con l'esperienza. Quindi ad esempio così, io avevo sbloccato fino a questo. Per gli altri serve esperienza. Quindi man mano che i turni passeranno, questa barra verde aumenterà, poi aumenterà questa, poi aumenterà di nuovo questa, poi questa, poi questa e poi questa, perché ci sono 4 potenziamenti per parte. Quindi 4 per Enchanted Eyesight e 4 per Razor Sharp Shot, che non so cosa significhi. Comunque, appunto, ma andando avanti con questa barra, che è il rank, si continuerà a sbloccare nuove torri. Adesso vedete ci sono molti punti di domanda, ma la cosa si chiarirà presto, quindi io continuerei un pochino. Ad esempio questo è il secondo che si sblocca, e ho già sbloccato questo potenziamento, Faster Shooting, e questo che è Extra Range Taxa. Già, comunque... Questo gioco consiste, come avrete capito, nel distruggere i palloncini, nel farli esplodere, ma non è soltanto questo. E i colori non sono a casaccio, perché i rossi sono i palloncini più deboli, cioè che si distruggono con un colpo. Mentre invece i blu si distruggono con un colpo e diventano rossi, e poi i rossi si distruggono con un colpo. E la cosa non è finita qui, perché ci sono moltissime varietà di palloncini, anche non soltanto in base al colore, ma in base ad altre caratteristiche. Quindi non sarà soltanto scoppiandone uno viene fuori quello più debole, ma saranno anche dei poteri speciali. Dunque non indugerei oltre, e vorrei mostrarvi qualche tipo di palloncino più avanzato insieme a qualche tipo di torre più avanzata. Quindi per adesso blocco il video, arrivederci ragazzi al prossimo mini tutorial. Come potete vedere ora sono andato un po' avanti, ho già alcuni tipi di torre. Appunto sto cercando di metterveli più o meno tutti, così capite cosa fanno. Allora, questo lancia boomerang, questo è un ninja, quindi lancia shuriken. Questa è la torre base, la più debole. Questi qui fanno un cerchio intorno, che spara questi. Questo colpisce tutti i palloncini in tutta la mappa, qualsiasi palloncino. Ah già, qui sotto ci sono delle opzioni per dirgli quali palloncini colpire, visto che ne colpisce pochissimi, è molto lento, se guardate. Gli ho detto di colpire soltanto i più forti, perché la sua particolarità è che grazie al potenziamento che ho appena fatto, spara tra... come... forse... no, niente. Ok, spara attraverso 4 strati di palloncini. Quindi ad esempio questi palloncini gialli che vedete ne racchiudono di verdi, di blu e di rossi. Quindi lui sparando ad uno giallo lo distrugge e basta. Che è piuttosto potente, non so se avete notato, ma è piuttosto potente. Quindi... ora, visto l'esperienza di tutti sta salendo e il rank, vedete, rank 7, l'esperienza continua a salire piuttosto velocemente. E quindi, sì, è appunto questo. I palloncini hanno un nuovo potere che li avvantaggia, la ricrescita. Questi palloncini sono... si distinguono per la loro forma a cuore, ma... sono molto diversi dai palloncini normali. Se non li distruggi velocemente, si ricrescono gli strati che, per tornare alla loro grandezza originale. Fate attenzione. Quindi, se io li distruggo, ad esempio come... no, non avete visto, peccato. Comunque,
come potreste immaginare, se io ad esempio riduco un palloncino a grandezza rosso e poi lo lascio stare per un po', diventa blu, poi di nuovo verde, poi di nuovo giallo e torna alla grandezza originale, quindi sono parecchio pericolosi, quindi mi raccomando, fate attenzione. Poi tra le altre cose c'è anche lo sparabombe. E appunto, come potete vedere, vi ho appena mostrato una delle tre tipologie di palloncini. Una è quella normale, l'altra è quella a cuore e l'altra è quella dei palloncini camuffati, che non si possono scoppiare a meno che non si abbiano particolari abilità, come il ninja appunto. Come potete vedere, ho appena sbloccato la torre di ghiaccio e un potenziamento di questi cosi, quindi li potenziamo subito. E ad esempio il ninja con questo, no, il ninja naturalmente, se c'è scritto, può vedere i palloncini camuffati, quindi è il ninja parecchio comodo. Poi anche lui con questa può vedere i palloncini camuffati e alcune altre hanno potenziamenti. Se non hanno potenziamenti si possono incrementare, diciamo, cioè si può fare in modo che vedano. Ecco appunto, questo è un altro tipo di palloncini. I palloncini neri e i palloncini bianchi sono piccoli, ma contengono due palloncini rosa quando vengono scoppiati. I palloncini neri sono immuni dalle esplosioni e quelli bianchi sono immuni dal ghiaccio. I palloncini zebra sono molto potenti, sono immuni sia alle esplosioni che al ghiaccio. In più, quando vengono scoppiati, questa è una mia aggiunta, lasciano un palloncino nero e uno bianco, o due neri e due bianchi. Comunque lasciano un casino di gente, quindi fate attenzione ragazzi. Appunto, la bomba è molto divertente e man mano che si va avanti si sbloccano nuovi potenziamenti. Ad esempio questo qua, nuovo potenziamento del ninja, ninja discipline. E vabbè, non saprei che dirvi. Vi farò vedere ora una partita un po' più avanzata e più torri, quindi ci vediamo tra poco. Questi sono i palloncini camuffati, vi faccio vedere giusto la definizione così per curiosità. I palloncini camuffati sono molto pericolosi, visto che molte torri non possono colpirli. Qualsiasi tipo di palloncino può anche essere un palloncino camuffato. E da ogni palloncino camuffato scoppiato ne verrà fuori uno più debole, ma camuffato anche quello. Possono soltanto essere colpiti da torri che possono vedere i palloncini camuffati, e tutti gli altri attacchi andranno a vuoto. Se non hai nessuna torre che può vedere i palloncini camuffati, usa le punte, che sono queste, per distruggerli. Che sono un sistema, come potete vedere, non sono insieme alle altre torri, perché sono un sistema rapido per uccidere i palloncini che magari stanno per arrivare alla fine e uno non vuole farli passare, allora mette le spine. Comunque, non eravamo qui per parlare di questo, quindi comunque vi ho detto, vi farò vedere una partita più avanzata, ciao. Altra definizione: i palloncini di ceramica sono fatti di ceramica e hanno 10 e servono 10 colpi per distruggerli. Hanno due palloncini multicolori al loro interno, e palloncini multicolori hanno due palloncini zebrati al loro interno, quindi provate a fare un po' i calcoli, sono 4 palloncini zebrati all'interno. Bravi ragazzi, avete fatto 4 più 4. Bene, eccoci giunti alla partita che tanto sognavo. E dunque, questi sono i tipi di torri che ho sbloccato fino adesso, e non c'è soltanto questa, la barca, perché serve dell'acqua e noi non abbiamo dell'acqua, quindi niente barca. Ma ora vi farò vedere una wave in modalità lenta, così che voi possiate guardare come funziona ogni torre, e poi ne venderò qualcuna per costruire qualche super monkey. E indovinate cosa fanno i super monkey? Beh, vi lascio la scoperta, ma appunto queste colle, questi due sparacolla, sparano dei getti di colla a spruzzo che incollano tutto quello che trovano. In più la colla è corrosiva, quindi dopo poco tempo scoppia e scoppia i palloncini che ci stanno sotto, quindi è piuttosto comodo, perché anche senza nessuna torre che li colpisce distruggono tutto. Quindi mi sa che quando venderò qualcosa non venderò i due sparacolla, perché le mie strategie sono sempre basate sulla colla, perché io adoro gli sparacolla. Basta, adesso
come potete vedere. E lo spara boomerang è diventato spara shuriken, perché sono più potenti. Poi lui ha la vista incantata cosa. Poi lui non si è potenziato, credo, ma è piuttosto potente. Poi l'aereo non l'avete mai visto, ma come potete vedere fa solo degli 8. Infatti se provo a posizionarlo, visto, fa degli 8. E spara, vabbè, così, becca anche quelli camuffati e basta. Poi loro li ho potenziati ancora. Come potete vedere hanno molti più punti in cui sparano. Infatti ne sparano 16 punte al posto di 8. Poi lui distrugge 7 livelli di palloncini alla volta. Quindi se becca uno zebrato lo distrugge e basta. Il che è piuttosto potente. La bomba... Vabbè, i frammenti dell'esplosione tolgono vita e quindi adesso ci accingiamo a... Oh, si può anche cambiare la forma del suo giro, come potete ben vedere. Adesso dovrebbe iniziare a fare a cerchio, ma chi se ne frega perché adesso lo venderò. Allora, giusto per farvi vedere un po' meglio come funziona, non è che ce l'ho con le torri, però diciamo che merita il suo spazio. Non so se mi intendete, però, visto, è piuttosto rapido, no? Ma non è finita qui, perché questo, diciamo che fa piuttosto schifo come torre. Può essere superata facilmente da altre torri che forse sono più potenti. Come esempio quella bomba, secondo me, toglie di più di questo stadio. Ma, andando avanti, ci saranno alcuni notevoli potenziamenti. Appunto, adesso ne farò qualcuno per fargli guadagnare più esperienza in fretta e vi farò vedere gli altri potenziamenti. Quindi a tra poco, ragazzi, ciao! Oh, un'altra definizione, viva! Allora, adesso inizia la parte divertente, ovvero i palloncini, cioè i dirigibili. Perché, come potete vedere, dopo i palloncini di ceramica non c'era più niente. Invece adesso, giusto perché non vogliamo farci mancare niente, ci sono anche i dirigibili. Se uno di questi passa, è game over, perché contengono più di 50, più di 200 palloncini. Quindi, come potete vedere, la colla non li becca, ma i nostri super tizi invece sì, quindi... Non è stato eccessivamente difficile, giusto? Però, vabbè, sono piuttosto difficili da battere generalmente. Comunque, a tra poco. Ma che cosa è successo ai nostri tre super monche? Beh, innanzitutto sono due, perché l'altro l'ho venduto. Ma, in secondo luogo, li ho potenziati con la vista laser. Già, già, già. Allora, innanzitutto guardate come aumenta il raggio d'azione. E aumenta ancora. Epic range. Cioè, non so se potete immaginarvi com'è l'epic range, ma da qui becca questi punti lontani, quindi... Ok, comunque... ora vi farò vedere, vi darò una dimostrazione pratica di quanto siano potenti. Allora, innanzitutto spara due laser alla volta e non uno come sparava prima un proiettile. In più i laser trapassano i nemici, quindi vi posso immaginare, cioè vi posso far immaginare come possono essere potenti. No, lo potete vedere da voi, sono delle belve, quindi... Beh, cioè si chiamano super monkey, non vorrei dire, però si può intuire che siano piuttosto potenti già dal nome, più o meno. Beh, comunque, quando abbiamo finito di dire scempiaggine, possiamo continuare. Quindi, appunto, questi sono quelli con la vista laser, ma non è affatto finita qui, perché, fidatevi, ce ne sono molti più potenti. Vedete questi palloncini, tipo, che, visto che i palloncini restano incollati per sempre, oh, questo è potentissimo, perché è il dissolvitore di palloncini, ovvero dissolve palloncini, quindi... La colla è molto più corrosiva. E è molto più corrosiva. Ho sbloccato un nuovo potenziamento. Comunque vi farò vedere gli altri potenziamenti più tardi. Intanto io venderei qualcosa, perché ci inquina soltanto il paesaggio. Ecco, così già un po' più. Vabbè, a dopo, ciao. Ehi, ma che cosa è successo ai nostri due super monkey? Hanno tre occhi, o così sembra. Comunque, li ho potenziati di nuovo con il Plasma Blasts. E il plasma vaporizza qualsiasi cosa che tocchi. Come potete vedere c'è anche un Monkey Village che mi serve per vedere i palloncini camuffati. E in più aumenta altre statistiche dei palloncini. Ma l'uso principale per cui lo voglio è perché mi fa vedere i palloncini camuffati. Perché se arrivano soltanto questo tizio qua li vede. E non è che sia un grande aiuto, sinceramente. Quindi... Mi conviene piuttosto Epic Range, ad esempio, adesso sbloccato. Ho sbloccato anche Banana Farm. Yeah, Banana Farm. Come potete vedere, l'Epic Range è davvero epico. Wow, epico, wow, epico. Comunque sì, vabbè, ci vediamo tra poco, ciao.
Come potete vedere adesso, al nostro piccolo Super Monkey è successo qualcosa di inquietante. Ovvero, è diventata una gigantesca scimmia gigante dorata, detta Dio del Sole o Sun God. Non so se avete notato, ma è una bomba! Quindi, non fatela arrabbiare. Ma, a parte queste battute abbastanza stupide e inquietanti, il senso è che è piuttosto potente il Sun God. Non so se state guardando in questo momento o siete svenuti quando l'avete visto tutto dorato, ma ha parecchie abilità fuori dal comune, come ad esempio quella di attraversare praticamente senza interrompersi qualsiasi tipo di palloncino. Infatti, come vedete, i dirigibili l'ha massacrati tutti in fila. Poi ha un raggio d'azione penso ancora più grande. Oh, vedete le mie fabbriche di banane, che mi danno soldi le banane, quindi sono molto utili. Stanno sputando fuori banane a raffica. Boh, non saprei. Oh, vedete il dirigibile rosso, finalmente ve l'ho fatto vedere. E che libera, credo, 6 dirigibili blu o 4, non mi ricordo. Comunque ne libera un bel po' blu. E sono 1, 2, 3, 4, 5 forse. No, sono 4, ok. Sono 4. Vabbè, comunque, il senso è che questo tizio è una bomba, ma ora vi farò vedere anche la sua controparte, perché ogni ogni torre ha la controparte, ovvero quando si hanno finito i due potenziamenti, i primi due potenziamenti da una parte e i due dall'altra, come potete vedere, c'è scritto upgrade path closed. Quindi si può scegliere soltanto di fare 6 potenziamenti in totale e non 8. Ci sono 8 possibilità, ma solo 6 si possono fare, le altre se ne possono anche andare. Quindi, ora vi farò vedere la sua controparte, appunto. Oh mio Dio, che cosa è successo? Sun God si è ristretto? No, ho dovuto venderlo per farvi vedere questo Robo Monkey. Ora vi farò vedere come funziona. L'immagine qui sotto è molto figa, non so se avete notato quello con la pistola sotto. Yeah. E visto, spara 2 raggi di blast concentrati. Non è affatto potente quanto il Super Monkey, quindi beh, cioè, quindi si rischia molto di più averlo. Però devo farvelo vedere, quindi ok, però adesso costruirò un Super Monkey qui. Cioè un Monkey coso, un Sun God, ecco come si chiama, Sun God. E oh, che fortuna, l'ho fatto rientrare nel raggio d'azione. Ok, quindi come potete vedere, sì, questo è uno e questi sono 2 raggi. Cioè non è proprio una bombazza. Però il suo potenziamento, bisogna dire che è piuttosto potente. È piuttosto potente. Perché oltre ad avere l'abilità speciale praticamente di uccidere chiunque gli stia di fianco quando la si usa, è anche molto figo. Quindi ve lo consiglio, ragazzi, ve lo consiglio, yeah. E ora, beh, penso che per questo tutorial sia tutto. Questo episodio è finito. Ora vi farò vedere un bel party ricco di scimmie. Vendiamo tutto. No, questo lo potenziamo. Wow, guardate che bomba. Guardate. No, scherzavo, fa schifo. Vabbè, comunque, adesso vi farò vedere. No, scherzavo. No, oh, guardate questa. Questa è una torre davvero potente. Perché segue il puntatore e spara a queste. Poi, questo invece, ve le faccio vedere un po' così alla fine. Questo genera pile di punte. Mentre questo, accidenti, sono già morto, peccato. Vabbè, ragazzi, per questo episodio era tutto. Io vi saluto al prossimo episodio dell'Enciclopedia di Difendi la Torre. Ciao!